Vi do il benvenuto in questa nuova esplorazione. Oggi ci troviamo tra il Piemonte e la Lombardia per esplorare una villa abbandonata piena di oggetti antichi e ricordi dal passato. Ho anche sentito dei rumori strani e devo confessarvi che questo è un luogo molto particolare. Mettetevi comodi e vi invito a guardare tutto il filmato. Buona visione! Un muro di rovi. Forse siamo riusciti a trovare il sentiero per entrare. Entro breve riusciremo ad entrare. Voglio prima dirvi una cosa molto importante. Nell'ultimo periodo la villa era abitata da una persona molto malata. Questa persona aveva lasciato la camera della mamma completamente intatta dopo la morte, ma tutto questo lo vedrete man mano che proseguiremo nell'esplorazione. No, è chiusa. Allora, siamo entrati da questo buco, adesso siamo nella cantina e vediamo se si può entrare nella casa o nella villa da qui. Vediamo il pozzo. Ecco. Andiamo avanti. Vediamo se si può entrare. Classiche bottiglie a terra. Sì, si può entrare. Guarda, c'è una falce. Un calendario. Vediamo un po'. Di quando è questo calendario? 98, 1998. Sì, è crollato tutto. Mamma mia. Guardate, c'è ancora il vecchio contatore. Alessandria provincia. Guarda, che effetto fa? Che effetto strano. Se ci metti la torcia dentro, toglila. È vero, guarda. Perché questo non l'apriva nessuno da un sacco di tempo. Nella stanza accanto c'era una piccola camera da letto. Mentre eravamo lì dentro, ad un certo punto abbiamo sentito un rumore provenire da un angolo della stanza. Questo rumore sono riuscito a registrarlo con la videocamera. Ci sono tante ragnatele. Madonna! Ci guarda! C'è un odore di marcio. Guardate che crepe sul muro. C'è un rumore. Avete sentito? Sarà un topo magari.
comunque è uno dei posti più inquietanti che ho mai visto. Guarda gli scottex, ma questo è veramente tanto. Allora, proviamo ad andare su, però le scale sono storte. C'è un disegno di un bambino. Mamma mia, è molto pericolante. Questa era una camera da letto, quasi completamente crollata. Di qua c'è un'altra stanza crollata. Oddio. Madonna. No. Ma che roba. C'è una fotografia ottocentesca gigantesca di una signora. Con un vestito appeso, sembra da morto, tipo dell'Ottocento. E un piccolo triciclo del, sarà dei primi del Novecento. E un letto vecchissimo. È inquietante. Ma tanto. Siamo avvicinati. Guardate. No, ma questo triciclo vogliamo parlarne. Guardate come è crollato. Guardate per terra. Bisogna camminare con molta calma. Volevo provare a vedere ancora di qui, ma giusto un'occhiata. Madò, c'è la cameretta di un ragazzino. Di qui è crollato tutto e preferisco non toccare la porta. Questa era la cameretta di un ragazzino. Vedete, ci sono dei poster appesi. Non posso muovermi troppo velocemente perché guardate che crepe. Potrebbe crollare da un momento all'altro. Ah, qui ci sono dei giocattoli. Dei vecchi giocattoli. Non mi posso trattenere troppo perché potrebbe crollare da un momento all'altro, vedete? Qui c'era un'altra camera da letto, però è proprio inaccessibile. Non so neanche toccare la porta. Si intravede qualcosa. Vedete, si intravede un letto. Se tocco, secondo me crolla tutto. E poi qui c'è un corridoio dove non porta nulla. Ma senti, andiamo un po' via, ma perché... è troppo pericoloso. Questa casa veramente mette ansia, ma mette veramente tanta ansia. Classica cantina, pieno di bottiglie. Ormai sarà diventato aceto, immagino. Eh sì, sento proprio l'odore tipico di aceto. 1988. Sì, sono tutte dell'88. E non l'hanno mai bevute. Chissà perché l'hanno lasciate lì. Considerando che... Ho sentito un rumore. Avete sentito il rumore? Si sente il rumore di acqua. Ci sono dei rumori strani. Dov'è la Lara? È sparita. Oddio. Vediamo ancora di qua. Ci sono altre bottiglie. Sempre del... Queste sono del 73. C'è tanta muffa qua, guardate che roba. Niente, possiamo uscire. È stata un'esplorazione veramente difficile, più che altro perché la villa è molto, molto pericolante. E nel piano superiore veramente ho avuto molta paura. E io ne ho viste tante di ville abbandonate. Posso dirvi che faceva veramente paura. Adesso usciamo e niente, anche questa esplorazione è finita. È stata dura.